ci dobbiamo destreggiare tra le restrizioni per il coronavirus, dopo una crisi incredibile che sta colpendo la nostra economia, forse più di altre, perché la nostra economia toscana è fondata sulla manifattura, è fondata sul turismo, e quindi in Italia è forse la nostra economia quella che soffre di più. Ma i nostri sindaci stanno continuando a risolvere i problemi concreti, e mentre gli altri parlano di demonizzazione degli avversari, dicono che se vinceremo noi arriveranno i disastri, arriveranno le piaghe d'Egitto, le cavallette, gli unni, i barbari, in realtà noi stiamo andando in tutte le piazze della Toscana parlando di problemi concreti. Le infrastrutture a Lucca, in tutta la Toscana, questo è un tema sentitissimo, perché negli ultimi 10 anni di giunta di Enrico Rossi non è stata realizzata neanche una sola infrastruttura per la Toscana. E allora oggi, con il ponte di Albiano Magra crollato da 5 mesi, che è la fotografia dell'immobilismo toscano, perché mentre nella vicina Liguria, a Genova, il ponte Morandi, un ponte da 200 milioni di euro, è stato ricostruito con la sveltezza di un commissario straordinario che era il sindaco di Genova, Marco Bucci, qui ad Albiano il commissario straordinario è stato nominato Enrico Rossi, che non è stato capace di costruire nemmeno un'opera ordinaria negli ultimi 10 anni, figuriamoci di ricostruire un ponte in 5 mesi da 4 milioni di euro. E questa è la fotografia dell'immobilismo, da cui noi dobbiamo fare un balzo per uscire e ritornare con una Toscana che ricomincia a correre. La Toscana, le opere in Toscana che servono alla Toscana sono in gran parte finanziate. Pensate che con un volano che potrebbe aprirsi si creerebbero 110.000 nuovi posti di lavoro. E speriamo! Secondo i dati Istat, di qui al 31 dicembre 2020 in Toscana sono a rischio 150.000 posti di lavoro, un decimo degli attuali occupati, quindi il lavoro è la vera emergenza. Ma siccome il lavoro non si crea né per decreto né per legge, come pensa qualcuno di sinistra, ma si crea con le opportunità di sviluppo, con le infrastrutture, abbassando la pressione fiscale, non dando fastidio alle imprese che chiedono soltanto di poter lavorare in tranquillità. E allora noi queste opportunità le vogliamo creare attraverso una classe dirigente che abbiamo in Toscana, abbiamo costruito nei comuni, tanti comuni dove noi amministriamo, che abbiamo con i nostri consiglieri regionali dall'opposizione, che hanno fatto tante proposte in Regione Toscana in questi anni e che non sono state accolte ideologicamente dalla sinistra per una contrarietà ideologica, che abbiamo maturato. Io ho fatto il sindaco, ogni mattina quando mi svegliavo e andavo in ufficio dovevo combattere, dovevo correre come la gazzella nelle...